cosa si inizia? Innanzitutto la scelta del bigodino, importante. Il bigodino è fatto in un materiale siliconico, infatti se vedete è molto flessibile. E in base a cosa lo scegliamo? Innanzitutto sarà la cliente a dirci che tipo di effetto vuole, se le vuole più o meno curve. Il bigodino, se vedete, se si vede dal video, ha questa forma curva, ha questa tuboletta, che può essere più o meno spessa in base alla misura che scegliamo. Questa è una L ed è molto bombata. E questa Faccio un primo piano, li vediamo meglio. è... Si vede? Mettilo magari di profilo. Il dito così. Perfetto. Non so come metterlo. Nel profilo, ok. Dovete notare questa bombatura. In confronto ad una S, la bombatura è nettamente Sì, si vede che è superiore. più bassa la bombatura. È un bigodino, però non possiamo sceglierlo solo in base a che tipo di curvatura vogliamo ottenere. Dobbiamo anche considerare la lunghezza delle ciglia della cliente. Infatti, il bigodino lo testiamo andando a poggiarlo sulla palpebra della cliente. Anzi, prima vi faccio vedere la L, perché è quella che non andremo ad utilizzare. Perché poggiandolo sull'occhio e andando a tirare le ciglia, che poi verranno incollate qui, in questa posizione al bigodino, vediamo già che le ciglia non arrivano neanche a metà del bigodino. Cosa succede in questo caso? Se noi andiamo ad applicare la colla e a incurvare le ciglia, durante l'applicazione c'è la possibilità, anzi quasi sicuramente in questo caso, le ciglia si staccheranno. Quindi sappiamo che la L non va bene. Questo è il test che dobbiamo fare prima di applicare il bigodino. Ho preso già una S perché ho già visto le ciglia della nostra modella. La S è la curvatura più piccola che abbiamo. Poi esiste anche la XS proprio per le ciglia cortissime. Se vedete, facendo il test, le ciglia della nostra modella arrivano a più della metà del bigodino, quindi possiamo procedere all'applicazione. Prima di Elisa, fare prima ciò. vuoi parlare un po' anche del kit, così le ragazze iniziano a capire cosa stiamo utilizzando oggi? Certo, allora utilizziamo il kit che utilizziamo nei corsi, sia nei corsi di Lash Maker, quindi i corsi che si occupano di estensioncille e laminazione, e sia i corsi proprio a parte solo di laminazione. E il kit che utilizziamo è Calendin ed è composto da diversi prodotti, molto facile e intuitivo. Per quale motivo? Perché se notate, non so se sta riprendendo, sì, benissimo, ci sono i numeretti per ogni prodotto che andremo ad utilizzare, quindi non potete sbagliarvi tra la prima e la terza fase, perché appunto sono numerati. Più o meno tutti i kit di laminazione hanno lo stesso principio, quindi prima fase la colla, il lifting balm, il volume fixer che è il fissante che ci andrà appunto a fissare la curvatura delle nostre ciglia e infine il siero. Il siero è appunto, come dicevo all'inizio, a base di cheratina, pantenolo, acido ialuronico e camomilla e sono tutte sostanze funzionali che vanno a nutrire le ciglia della cliente. Andremo a fare anche una colorazione data dall'ossigeno al 3% e dal tubetto di colore. Poi all'interno del kit troviamo i vari bigodini con le varie misure, quindi in questo caso S, M, L, e nel vostro kit, quando vi iscrivete, avete anche la XS, in più anche la schiuma per pulire le ciglia, un detergente per ciglia. Perché questo, spieghiamolo, questo è un packaging di 2 mesi fa. Adesso la Calentin ha uscito un nuovo kit che ha un packaging diverso e ha aggiunto qualche prodottino. Sì, ha messo la confezione è nera, non è bianca, ma vabbè, questo è un discorso di design. Avete due prodotti in più. Quindi, Elisa, con questo kit quante laminazioni riusciamo a fare ad... la Calentin ci dice che sono possibili 25 applicazioni, ovviamente varia l'applicazione, il numero di applicazioni in base ai prodotti che consumate, in base alle ciglia della cliente, in base chiaramente su quale superficie dovete andare a lavorare.
con la tappa, che è la marca che noi utilizziamo anche durante i nostri corsi in aula, ed è il kit che viene praticamente dato in dotazione alle ragazze che fanno con noi il corso in aula. Allora, per prima cosa andiamo ad applicare i patch. A cosa serve il patch? A separare l'arcata inferiore delle ciglia con l'arcata superiore, per evitare di portarci all'insù, apri l'occhio, grazie, di portarci sulle ciglia dell'arcata inferiore. Quindi andiamo ad abbassare leggermente la zona finale dell'occhio per posizionare il patch. Chiudi. E ci assicuriamo che tutte le ciglia siano perfettamente bloccate, sia per evitare di dare una pettinatura scorretta, quindi verso l'alto, ma anche per evitare che il prodotto coli dentro l'occhio. Quindi il patch è una sorta di protezione ed è, oserei dire, la fase, una delle fasi più importanti insieme alla pettinatura delle ciglia verso l'alto, perché sarà poi quello che ci andrà a dare il risultato finale, cioè sarà poi il risultato finale. Quindi se noi mettiamo male il patch rischiamo di dare un effetto non bello visibilmente. Tu lo metti coprendo tutte le ciglia inferiori, esatto, dell'occhio? Sì, sì, dobbiamo coprirle tutte, non ce le dobbiamo pettinare sopra. Qualora lo necessitassimo, possiamo andare ad applicare anche lo scotch per session ciglia, per bloccare ulteriormente quelle piccole ciglia che scappano, quindi per essere ancora più sicure. Di qua non ne abbiamo bisogno, chiudi gli occhi e non aprirli più da questo momento. Una volta messo il patch, se dà fastidio alla cliente vuol dire che è messo male? Sì, sicuramente. Ti dà fastidio, sei comoda? Ok, prima di far chiudere gli occhi alla cliente, chiediamo sempre se la cliente è comoda col patch, se sente qualcosa all'interno dell'occhio, perché se poi durante l'applicazione magari prova fastidi e ha il prodotto sulle ciglia, a quel punto diventa difficile sistemare. Se danno fastidio cosa fai? Lo sistemi? Risistemiamo il patch, lo riposizioniamo. Ovviamente il patch deve essere senza bolle d'aria all'interno, quindi senza cupolette di aria, deve essere perfettamente adeso alla pelle. Quindi iniziamo con l'applicazione dei bigodini. Io ho preso una S. Quindi abbiamo scelto l'S in base alle ciglia della cliente in questo caso. Sì, proprio perché Elisa, che si chiama come me, Elisabetta, ha le ciglia cortine. Ha delle belle ciglia scure, però sono corte, quindi una L non andrebbe bene per lei. Come mettiamo la colla? La colla è col pennellino, come vedete, e la stendiamo su tutto il bigodino, soprattutto sulla parte finale. Sono le alette che poi andranno a poggiare sull'occhio. La prima fase è questa. Sì, l'applicazione della colla sul bigodino. Facciamo bene gli angoli e assicuriamoci che non ci siano zone scoperte. Quindi la colla deve essere omogenea in tutta la superficie del bigodino. Ok, a questo punto andiamo a posizionare il primo bigodino sull'occhio, in questo modo. Pressiamo delicatamente e aspettiamo che aderisca bene alla pelle. La colla ha un nome in particolare? La colla da laminazione? No, è colla da laminazione. È quella inclusa nel kit, insomma, in questo sì, caso che ne stiamo utilizzando. È inclusa, sì, è inclusa nel kit. Se deve essere specifica, ovviamente. Certo, la... stavo dicendo proprio questo. Beh, non possiamo utilizzare la colla, quella per, insomma, la vinilica. Possiamo utilizzare l'attac nemmeno, deve essere colla proprio per la laminazione. Diciamo che questi prodotti sono, lo dobbiamo dire, ipoallergenici, diciamo totalmente assenti di nickel, quindi andiamo a tutelare quelle che potrebbero essere eventuali reazioni allergiche da parte delle nostre clienti. Ecco, esatto, Elisabetta, quando tu fai una laminazione, fai delle domande prima alla cliente per capire se è appunto allergico a qualcosa, in quali casi non si può fare la laminazione?
Nel caso in cui l'occhio abbia un'infezione particolare, quindi solo in caso di congiuntiviti o nel caso di orzaioli, chiaramente se vi arriva una cliente con un occhio arrossato, non andate a mettere dei prodotti, per quanto siano nutrienti, sono sempre dei prodotti formulati su una base chimica. Quindi non andiamo a stressare l'occhio più di tanto. Si può fare la laminazione un po' su tutti, non ha controindicazioni. L'unica cosa, chiedete sempre se la cliente ha qualche intolleranza, qualora l'avesse, anche se i prodotti sono, abbiamo detto, ipoallergenici e privi di nickel, facciamo un patch Come lo fai questo patch test? test. Patch test lo facciamo prelevando una dose di prodotto, che può essere la fase 2, la fase 3 o anche la colla stessa, e andando a picchiettare un po' di prodotto dietro l'orecchio. Se la zona non si arrossa nel giro di 2 fino a 5 minuti, tutto a posto, potete procedere. Se la zona si inizia ad arrossare, vuol dire che c'è un'intolleranza o un'allergia. Quindi è una sorta di prova del 9. Esatto. Per capire se possiamo farla o no, se la cliente ha qualche intolleranza in particolare che ci potrebbe dare problemi durante il lavoro. Bene, se si soffre di pressione alta si può fare il trattamento? Sì, non stiamo andando a fare un massaggio o qualche tecnica invasiva sul corpo, stiamo lavorando semplicemente sull'occhio, sulle ciglia, quindi Invece si ha una lesione alla cornea? no, in quel Cioè, in caso quel no. caso, In direi. quel caso abbiamo detto, in caso di problemi all'occhio, congiuntiviti, lesioni, tagli, qualsiasi cosa. L'occhio non va toccato, ma vale per la laminazione, vale per qualsiasi cosa inerente all'estetica, questo. Non andiamo mai a lavorare laddove ci sono problemi a livello anatomico. A che Quindi, distanza lo metti il bigodino dalle ciglia? quanto più vicino alla palpebra lo andiamo ad applicare, non sulle ciglia. In millimetri non vi saprei dire perché chiaramente non utilizziamo il metro. Però ci avviciniamo quanto più possibile alla rima ciliare. Secondo passaggio, preleviamo la colla e la applichiamo in piccole dosi a poco. A me piace iniziare dalla fine. Ah, una volta che la cliente chiude gli occhi, potete aumentare la luce, se no dà fastidio. Sì, Ragazzi, si dà vede bene, spero. fastidio. Si vede? Si vede Sì, bene. benissimo. Ogni tanto dateci qualche feedback. I bigodini li possiamo riutilizzare, vero? Sono riutilizzabili, lavabili, infatti si disinfettano col battericida una volta finito il lavoro. Si lavano molto bene, si disinfettano, dopodiché sì, li possiamo riutilizzare. Perfetto, spieghiamo questo passaggio che stai facendo in questo momento. Adesso stiamo pettinando le ciglia, le facciamo aderire bene sul bigodino verso l'alto, tiriamo molto bene, però sempre in maniera delicata, ricordiamoci che stiamo lavorando sull'occhio. Quindi Praticamente tiriamo, sì, le le stendiamo con stelle. l'ausilio di questo strumento a punta, le dividiamo, tentiamo di Sarebbe dividerle. un pettinino questo, Sì, è una sorta di più che pettinino, il pettinino lo potete utilizzare perché li vendono per laminazione. Esistono una miriade di prodotti. Questo è più un utensile a punta. questo ragazzi si può sterilizzare o con lo sterilizzatore a sfere di quarzo, per chi è estetista già penso lo possegga, oppure lo possiamo sterilizzare anche con il liquido sterilizzante per attrezzi. Sì, va benissimo. Tanto è d'acciaio, quindi lo potete sterilizzare anche in autoclave se avete il centro estetico. Stai mettendo sempre la colla sopra il bigodino, giusto? La stessa colla che hai utilizzato per attaccare il bigodino. Quindi, ragazza, al momento sto utilizzando solo la colla. Abbiamo utilizzato finora, sì, solo la colla. E tiriamo molto bene le ciglia. Ovviamente io già mi sto rendendo conto che le ciglia della nostra modella sono cortine nella terza rima ciliare, che è quella più vicina all'occhio, quindi c'è la probabilità che scappino le ciglia durante il lavoro. Per terza rima intendo questa bassa, che è quella poi più vicina all'occhio, ma è normale, continuate a lavorare, una volta aperto l'occhio non si noterà.
chiaramente quelle più piccole non riesci a piegarle. Scapperanno, sì, le pieghi in un primo momento, una volta che vai a mettere il prodotto sopra è molto probabile che si stacchino, però poi poggeranno le ciglia più lunghe sopra, quindi non si nota, non ha importanza, è normale. Questo attrezzo, chiamiamolo attrezzo, che stai utilizzando, un nome in particolare? Lo trovate all'interno del kit, quindi è compreso nel kit che stiamo anche utilizzando noi. Ragazze, sapete che stamattina c'è stato un altro corso come questo, abbiamo fatto il turno delle 11 e la nostra speaker Alessia Gagliano Style ha chiamato questo attrezzo aggeggio. Adesso l'ho chiamato attrezzo perché... Quindi da stamattina si sta migliorando piano piano. Ma io ho letto adesso la domanda, ora non è che devi fare insomma... Quindi se la volete seguire su Instagram Alessia Gagliano Style, o se già la seguite cliccate unfollow per non seguirla più. Iniziamo con gli insulti, qui noi ci divertiamo nel frattempo a stuzzicarci. Dobbiamo armonizzare un po' la situation, mi pare giusto. Allora, guarda, come insultate soprattutto un giro, ma aggeggio il suo perché. Se lo dite voi che aggeggio il suo perché. Brava Angela. Meglio cucino, Angela. Aggeggio si capisce lo stesso. Poi per chi vuole essere puntiglioso, possiamo cambiare anche il nome. E nel frattempo, per sottolineare i passaggi che hai fatto, la collera è messa praticamente a poco che si è andata avanti con le ciglia da piegare, quindi non l'hai messa tutta in una volta. No, non la mettiamo mai tutta in una volta, perché le ciglia dobbiamo avere il tempo di pettinarle in maniera corretta, perché poi prenderanno la piega che gli diamo in questa prima fase. Cioè se io stendessi la colla in tutto il bigodino e inizierei a tirare le ciglia su, così, in maniera veloce, non le dividerei bene, quindi poi una volta aperto l'occhio verrebbero stropicciate, e credetemi che sono lavori che si vedono in giro. Quindi perché nel frattempo le dividi, cerchi anche di dividerle tra loro. Sì, sì. E passi sopra anche la colla, volendo. Sì, quando mi si staccano, vedo che mi si stanno per staccare dal bigodino, aggiungo un po' di colla e rifisso verso l'alto. Ragazze, vorrei creare un punto della situazione. Allora, per quanto riguarda i corsi online, ben venga capire l'utilizzo dei prodotti e le procedure, però capiamo anche che un corso in aula dove l'insegnante ti tiene le mani e te le sposta e ti dice dove stai sbagliando è tutt'altra storia. Quindi bene l'informazione con i corsi online, però attenzione quando proverete a farla alle vostre parenti, insomma fatelo con cautela. Anche perché quando spieghiamo questa lezione saltano fuori un sacco di cose, tra voi che fate domande e poi tra il vedere e tra il mettersi all'opera ci passa un... Anche perché sembra semplice, ma vi assicuro che non è così semplice come sembra. Perché è un lavoro molto minuzioso, quindi va fatto, dovete avere una precisione al millimetro. Se sbagliate magari la misura del bigodino o sbagliate l'applicazione del prodotto, magari metto troppo prodotto, ne metto troppo poco, la laminazione non risulta. Se la cliente lacrima? Non dovrebbe lacrimare con la laminazione. Diciamo che non è l'extension ciglia. Sì, non è un lavoro, nell'extension ciglia capita molto spesso, nella laminazione no. Perché la cliente non sente niente, non avverte niente, chiude gli occhi e voi lavorate sulle ciglia, non state lavorando sulla pelle. Infatti se vedete la cliente è molto tranquilla, non ha assolutamente nessun fastidio. Cosa senti tu, Eli? Disturbi? Sei comoda? Comodissima. È comoda e rilassata. È comoda perché i lettini dell'Accademia di Cotra sono comodi. Senti Lisa, questo corso di laminazione ciglia è compreso nel corso che noi facciamo in aula nella Schmecker? Tu non fai nessun corso innanzitutto, qual è, in che senso? La laminazione ciglia, rispondo io per Elisa, è all'interno del percorso di la Schmecker, insieme alla tintura permanente ciglia, all'extension ciglia 1-to-1, al 2D, 3D e all'extension ciglia volume. Esatto, però c'è anche il corso singolo di laminazione, proprio dedicato alla laminazione. Sì, il corso singolo più che altro lo consigliamo a coloro che magari hanno fatto in altre scuole il corso di extension ciglia 1-to-1 o il corso di volume,
ed è inutile proporre un percorso per intero che inizi di nuovo da capo. Quindi se le manca magari solo la laminazione ciglia, fa solo la laminazione ciglia. Esatto. Invece per quanto riguarda l'estension ciglia, mi permetto di dire che è più vasto come argomentazione, quindi in quel caso un corso singolo di extension di 2 giorni lascerebbe il tempo che trova, anche perché le extension richiedono tempo, si fanno i primi corsi, addirittura le ragazze riescono a concludere il primo lavoro in 8 ore, quindi in 2 mezze giornate. Ma poi come tutti i mestieri manuali, più fai pratica più diventi brava, quindi molte volte in 2 giorni non riesci perfettamente a capire e ad apprendere e ad assorbire la pratica. Essendo molto tecnico come lavoro, ci sono tante cose da dire e tante cose da apprendere. Allora Gabriele, visto che tu sai tutto, che prezzo ha questo il nostro kit della Calentin? Il kit della Calentin costa sul sito della Calentin, mi sembra che sia intorno alle 144 euro, da noi costa 140, quindi anche se lo potete comprare online, ecco, non c'è tanta differenza. Però se vi serve immediatamente, nelle accademie Nicopra le trovate subito, quindi sia a Messina che a Palermo che a Catania. Se invece potete aspettare, compratelo direttamente online sul sito della Calentin. E questo è un kit che praticamente le ragazze che seguono appunto i nostri corsi in aula hanno in dotazione. Sì, poi rimane al loro. Sì, questo kit insieme ad altri due, perché nel Master Lash Maker abbiamo il kit di laminazione ciglia, che è quello che già avete visto con la vostra docente, e poi diamo anche il kit di extension ciglia one to one, che invece è, non riesco a prendere, è questo. Vediamo se riesco a farvelo vedere. È questo qua. No, non si vede. Opla, è questa, è una valigia con tutto dentro. Oltre a questo gli viene data anche la valigia 2D, 3D e volume, quindi sono 3 valigie belle grandi, professionali, che vi serviranno per iniziare il vostro lavoro da professionista. Elisa, invece il trattamento di laminazione, che costo dovrebbe avere per la cliente? I prezzi vanno in base a dove lavori, in base se lavorate in paese o, non lo so, a Catania, dai 35 ai 50 euro. Ultimamente è un trattamento che sta andando molto forte, quindi magari c'è un ribasso di prezzi, però solo per dare un richiamo, in media sui 40 euro, 45, anche 50 la potete trovare in base al centro estetico che la fa. Bene, adesso in posa quando la stiamo tenendo? Adesso iniziamo il tempo di posa, non appena andiamo ad applicare la fase 2, che è il lifting palmo. Quindi non abbiamo ancora concluso. No, abbiamo concluso l'applicazione delle ciglia sul bigodino, quindi le abbiamo fissate bene. Adesso andremo ad utilizzare il lifting balm, che apre la cuticola delle ciglia e ci permette poi la preparazione a quella che è la fase 3, quindi la permanente, il fissaggio delle ciglia. Allora, io dovrei avere qui, avevo preparato i pennellini, ok, ovviamente più monouso possiamo utilizzare meglio è, per questione di igiene. A me piace utilizzare questi pennellini che hanno un po' la forma, diciamo, a fiammifero, non so, non saprei come descriverla, è una forma appunto che vi permette di essere molto precise durante l'applicazione, quindi più piccolo è lo strumento che utilizzate per lavorare, meglio vi verrà il lavoro. Questi li prendi a parte? Questi sono ce li ha anche la Calentin, infatti questi sono Calentin, però li trovate anche a parte. Sì, adesso quindi lo stai mettendo in questo pennellino. Sì. Mettiamo una piccola dose di prodotto nel pennellino e iniziamo ad applicare. Io inizio sempre dalla fine. Ci trasciniamo il prodotto toccando le ciglia il meno possibile per evitare che si stacchino dal bigodino e ci trasciniamo questo prodotto lungo tutta l'arcata. Vediamo come si chiama questo prodotto che stai applicando. Questo è il Lifting Balm. Ed è il secondo passaggio praticamente. Sì, è il secondo passaggio dopo la colla.
lo metti al centro delle ciglia senza toccare quindi la base e le punte. Bravissima, Alessia, a forza di sentirmi, Io ragazza, anticipo l'abbinazione la già, potrebbe fare per sottolinearlo alle lei. Sì. Quindi questa, come ci spiegava Alessia, non va applicata alle punte, per quale motivo? Perché nel momento in cui noi andiamo a fissare le ciglia sul bigodino, le punte non sono mai perfettamente dritte in posizione, possono andare verso destra, possono andare verso sinistra, e sarà la posizione in cui verranno fissate, le ciglia che andate a strascare. Quindi le punte no. E nemmeno troppo alla base delle ciglia, perché se no vi vengono non curve ma impennate, cioè vuol dire per tutte piegate come se fossero prese dal vento. Ed è un effetto non molto bello. La cliente non è felice di questo, poi si dovrebbe fare un'altra laminazione per correggere. Quindi attenzione a come mettete il prodotto. Ragazzi, se volete seguire Elisa per rimanere aggiornati sempre nel mondo delle ciglia, lei è su Instagram, elisalash.mk. Eli Lascio. Elilash. Dove Ma scrivere io anche il dico, punto Elisa, io ti posso principale? fare una pagina Instagram più semplice? Sì, se te ne occupi tu sì. No, non me ne posso occupare io, già mi occupo di quella più Allora, scala. ragazze, accontentatevi di Eli Lascio, che poi non è difficile, che gli uomini Vabbè, piacciono di più. Elilash la dovreste trovare subito su Instagram. Voi ve lo Allora, scriviamo, fate che ve lo scriviamo anche successivamente nel gruppo. Ho avviato il timer nel Allora, frattempo. quanto tempo stai mettendo lì? Il timer sta dai 12 ai 15 minuti. Per Elisabetta stiamo mettendo 12 minuti perché ha le ciglia sottili, quindi 12 minuti mi bastano. Quindi il tempo lo scegli in base alla tipologia di ciglia che ha la cliente. Esatto, se le ciglia fossero più spesse dovrei far stare il prodotto anche 13 minuti, perché hanno bisogno di più tempo per assorbire il prodotto, invece le ciglia sottili assorbono prima. Bene, nel frattempo diamo qualche informazione tecnica sul trattamento in sé. Quanto tempo dura? Dura fino a 6 settimane, quindi poi andiamo a fare una ripresa del trattamento ogni 6 settimane. E lo possiamo ripetere quante volte? In genere si propongono dei cicli alla cliente che saranno di 1, 8, 10 cicli di laminazione. Non essendo però un trattamento invasivo, quindi non stiamo andando a mettere colla per extension, non stiamo andando a mettere un peso sulle ciglia, anzi, le stiamo andando a nutrire, quindi non è che se lo fai 10 volte ti cade l'occhio. Voi proponete sempre pacchetti. Quindi diciamo che è un trattamento totalmente naturale che non va, non è invasivo perché non sono prodotti chimici. Sì, non sono prodotti, sono prodotti, è tutto chimico quello che Dico, ma il tocchiamo, principio attivo è ok? naturale. Però sì, sono a base naturale ed è un prodotto rinforzante, quindi non crea danni. Praticamente lo possiamo fare una volta al mese. Sì, ogni 6 settimane, più di un Ah, mese. più di un mese. Dopo un mese la cliente ha ancora l'effetto della laminazione, ancora permanente, le ciglia sono ancora curve. Ovviamente più si fa questo trattamento, più si ha anche l'effetto incurvante, naturale, per se ne Sì, cina man mano. a maggior ragione in questo caso, per esempio, che le ciglia sono belle, delle ciglia nere, però sono corte e sottili. Tra 6 settimane, quando le andrò a rifare lo stesso trattamento, saranno ovviamente più nutrite, ma ci verrà anche più facile lavorare, perché molte ciglia ce le ritroveremo già curve, già in posizione, e la seconda volta il trattamento viene sempre meglio. Senti, possiamo parlare un pochettino di te? Tu sei un'estetista qualificata di terzo anno, che è uscita anche dalla nostra scuola regionale Nicotra. Ti sei specializzata nel settore delle ciglia perché era la tua passione. Oggi sei una professionista delle ciglia e sei diventata anche docente. Però sappiamo anche che hai un amore nascosto per il massaggio. Sì, in realtà faccio anche corsi di estetica qui a scuola, nasco come estetista, ho proseguito Vuoi nel dare un campo consiglio a tutte quelle estetico. ragazze che diciamo vorrebbero immettersi in questa professione, ma ancora diciamo non hanno avuto la possibilità di poterlo fare? Cos'è che ti ha fatto innamorare di questo lavoro? Quando ti piace qualcosa, la segui, guardi sempre gli stessi video e quindi poi ti rendi conto che magari è la tua strada. Un consiglio che posso darvi? Spassionato, non vi fermate sul fatto,
io non ho fatto mai niente, non sono estetista, non ce la farò mai, perché ci sono lash maker che partono anche semplicemente da questo. Posso spendere, posso lanciare, diciamo, secondo la mia idea, che è quella che molte ragazze, anche se non hanno, diciamo, la passione per tutta l'estetica in generale, tendono a specializzarsi ormai in alcuni settori. C'è chi si specializza nelle ciglia, c'è chi si specializza nell'onicotecnica, quindi nelle unghie, chi nel trucco e diventa truccatrice visaggista. Quindi non per forza bisogna partire da una base di estetica, ragazze. Potete anche specializzarvi nel settore che più vi aggrada. Sì, anche perché il settore ciglia è molto vasto e molto esteso, quindi vi consiglio di, se scegliete questo, non fate estetica, massaggio, quello più quello, lo dovete fare bene, si tratta dell'occhio della cliente. Anche perché non si finisce mai di aggiornarsi, penso che anche tu tuttora ti aggiorni. Sì, ci aggiorniamo tutte noi, continuiamo ad aggiornarci, a viaggiare, a fare cose. Quindi essere brave in tutti i campi è impossibile. Specializzarsi è il segreto del successo. Esatto, visto le dritte che ci dà Gabriele Padra, un venditore nato, sì, il nostro speaker. Alessia, veramente. Guarda Gabriele, guarda, perché sto insultando poco, se c'è qualche ragazza che ci segue, che ci ha seguito negli altri corsi, sai che oggi sono proprio buone. Ragazze, chi segue la pagina di Alessia Cagliano Style, vi consiglio vivamente di defolloware, quindi toglietela dalle vostre amicizie, perché potrebbe nuocere alla vostra salute mentale in quanto si porta sempre la testa. Non è vero, ragazze, mia madre, c'è qualche ragazza che mi segue, mi difenderà sicuramente quando fatto le altre. Comunque, torniamo a noi, bando alle ciance. Il mascara ovviamente dopo si può rimettere, infatti diciamo stanno anticipando qualche domanda, per questo non sempre io le trasferisco, perché dopo tu dirai. Vabbè, però nel frattempo diciamo, dato che dobbiamo chiacchierare, va bene qualche domanda inerente a questo. Allora, il mascara si può mettere passate le 24 ore, perché nell'arco delle prime 24 ore i prodotti hanno bisogno di essere ben ricevuti dalle ciglia, quindi non dobbiamo applicare niente, ma nemmeno l'acqua. Dobbiamo lasciare le ciglia isolate da qualsiasi prodotto, da qualsiasi intemperie, quindi caldo, freddo, vapore, palestra, sudore, sangue. Vabbè, palestra, diciamo che ora come ora è anche impossibile. Palestra, se fate la laminazione in questo momento, la cliente penso che si possa andare a distendere sul divano, a far agire la sua laminazione nel giro di 24 ore, dopodiché può applicare mascara, può detergere le ciglia con l'ash foam, che sarebbe la schiuma apposita, andrebbe meglio rispetto al latte detergente. Il latte detergente in crema, l'acqua micellare non riesce a, essendo liquida, non riesce a pulire la zona infracigliare, cioè tra una ciglia e l'altra. Quindi, qualora noi andassimo a mettere il mascara, il metodo migliore per pulire le ciglia è appunto la schiuma, perché priva di oli e tiene anche più tempo la luce. Noi in Accademia qui l'abbiamo, la schiuma costa all'incirca sulle 10 euro, ragazzi, la trovate anche su Amazon, hanno dei costi bassi questi prodotti, però ovviamente cercate un prodotto qualitativo. Certo, sicuramente non utilizzate mai prodotti cinesi, anche perché a parte che la resa è diversa, molte le fanno per un risparmio a livello economico, però poi non vi ritorna la cliente indietro. Uno, perché potete causare problemi, due, perché si dice che il pennello fa il pittore, mettiamola così, quindi se utilizzate prodotti buoni vi facilitano anche il lavoro. Ci sono laminazioni o permanenti che stanno anche in posa 10 minuti a fase, quindi capite bene che vi aumenta la tempistica di lavoro. Invece 12 minuti per quanto riguarda la seconda fase, dai 6 agli 8 minuti il volume fixer e 6 minuti la tintura. Quindi anche come tempistiche... Ora ragazzi, ricapitoliamo tutto, non vi preoccupate. Allora, fino adesso siamo praticamente alla seconda fase, perché hai applicato il lifting balm, che è quello che sta in posa dai 12 ai 15 minuti. Per Elisabetta lo teniamo 12 minuti, abbiamo detto, perché ha le ciglia sottili. Mancano 4 minuti. Bene, visto che mancano 4 minuti, posso... Scusate ragazzi, non interrompere. Sempre lui vuole parlare. Allora, diciamo,
La ragazza, tu consigli alla cliente il giorno prima già di non truccarsi? Quali sono i consigli che dai? Diciamo alla cliente il giorno prima, ricordatevi di mandare un messaggino a tutte le clienti che devono fare la laminazione, chiedete loro di presentarsi con le ciglia perfettamente pulite e deterse già dalla sera prima. Perché cosa succede? Se andate a detergere le ciglia nel momento stesso in cui arriva la cliente, è molto probabile, altamente probabile, che la cliente si ritrovi nella zona infracigliare residui di mascara. Quindi poi lavorate con una sorta di impasto dato dai prodotti e dal mascara. Bisogna lavorare sempre su superficie ben detersa, pulita, senza residui. Bene. Dopo che i prodotti sono stati aperti, che durata hanno? I prodotti della Calentin hanno un PAO dietro che ci indica che dal momento dell'apertura il prodotto resiste 3 mesi. Ovviamente se io mi capita di vedere spesso ai corsi, perché magari le ragazze sono prese dal lavoro, cercano di fare il lavoro nel miglior modo possibile, dimenticano il tappo del prodotto aperto. Cosa succede in questo caso? Entra l'aria dentro il prodotto, non dura più 3 mesi, dura 1 mese, dopodiché potete andarlo a buttare. Quindi il PAO dall'apertura dipende anche dalla negligenza che avete voi nel chiudere il prodotto una volta utilizzato. Nel riporre anche i vari... Sì. Stessa cosa vale per la colla, perché se la colla la lasciamo aperta sicuramente secca prima. Alessia, posso parlare oppure hai altre domande? Guarda, ancora altre domande. Dunque. Sei terribile. Pare che stava dicendo, puoi parlare. No. Questa fase che funziona ha in particolare? Il lifting balm apre le cuticole del ferro, prepara la ciglia a ricevere il volume fixer, che sarebbe la permanente, quindi il fissaggio che poi andiamo a dare alle nostre ciglia. Bene. Se si hanno le lentine durante il trattamento, si devono levare? Sì, si devono levare prima di iniziare il trattamento. Bene. Posso parlare o vi stacco la diretta? Vabbè, ti do il permesso. Ti ringrazio. Prego. Ragazze, molte di voi ci hanno chiesto come mai da gennaio i corsi online non sono più gratuiti. Non è vero. I corsi rimangono gratuiti, un corso al mese a vostra scelta col percorso, con l'abbonamento base, rimane gratuito, quindi la formazione che noi diamo anche per venirvi incontro, molte di voi sono già nostre allieve che magari non sono più qui in aula a causa del DPCM e ci seguono online, quindi per noi diciamo che tenere in contatto la scuola con i nostri allievi è fondamentale. Poi ci sono dei pacchetti che abbiamo offerto a coloro che intendessero seguire più di un corso al mese, perché sono affezionati a noi, perché piace questa formazione online, e sono dei pacchetti che mettiamo a 20 a 40 euro, il silver e il gold, più che altro per recuperare un pochettino quelle che sono le spese anche della strumentazione e tutto quello che serve per lo svolgimento dei corsi online. Quindi il silver vi permette di frequentare un corso sempre gratuito più uno a vostra scelta, il gold invece vi permette di frequentare tutti i corsi gratuiti. Quindi sì, da gennaio in poi continuano a essere gratuiti, però solo un corso al mese. Hai anticipato un po' quello che avremmo spiegato. Mi piace anticiparti, mi piace sempre anticiparti. Volevi parlare, ti abbiamo fatto parlare. Bene, ti chiedo, il pennellino è in silicone? Questo? Sì. Questo serve per rimuovere il prodotto? No, non è in silicone. Nel frattempo ha finito. Magari hanno fatto questa domanda perché effettivamente sì, esistono anche i pennellini in silicone che potete poi sciacquare con battericida, disinfettare e riutilizzare. Io preferisco utilizzare tutto ciò che è monouso, quindi usa e getta, mi sento più tranquilla così, soprattutto in questo periodo di corona. Allora, è scaduto il tempo, andiamo a rimuovere il prodotto che abbiamo applicato, vedete come si sono staccate? Non lo vedono perché sto piano piano andando verso l'occhio. Ora ve lo faccio vedere. Allora, si sono staccate alcune ciglia. Cosa succede se si staccano delle ciglia? Niente. Non possiamo più riapplicarle perché c'è il prodotto sopra in crema, quindi non aderirebbero più al bigudino. Quindi in questo caso tu stai levando il lifting balm. Sì, sto togliendo la seconda fase e preparo l'occhio per la terza fase, che è il fixer.
Quindi intanto andiamo a rimuovere tutto senza acqua, toccando le ciglia il meno possibile per evitare che si stacchino dal bigodino. Allora, in questo caso, siccome io ho questa zona di bigodino libera, mettere un po' di colla, ci riprovo. Nel frattempo tolgo il prodotto anche dall'altra parte, di qua, così magari vedono. Sì, sì, si vede. Sempre con movimenti che vanno dalla radice alle punte, quindi dal basso verso l'alto. Non al contrario, perché uno, andremmo a staccare le ciglia, due, il prodotto rischierebbe di colare all'interno dell'occhio e quindi la cliente potrebbe bruciare. Togliamo molto bene il prodotto. Io ritendo a mettere la colla, perché quindi poi praticamente si può mettere successivamente anche un po' di colla. Io adesso sto provando perché, se notate, qui ho una regione vuota, quindi magari qui mi si incolla. Ok. Anche se le ciglia di quella zona sono molto corte, mi sono staccate per questo motivo, però io ci provo. Senti, questa colla può essere utilizzata anche per la lingua di Alessia, per appiccicarla bene e farla stare zitta? Oppure per la tua bocca, per chiuderla definitivamente, non so, Perfetto, vediamo. ti ringrazio. La lingua non appiccica bene la colla, perché per quanto riguarda siccome Gabriele chiaramente ha anticipato un argomento di cui avremo parlato dopo, tutte le domande relative ai corsi online le posticipiamo dopo, quando appunto poi parleremo nel dettaglio. Adesso concentratevi sulla lezione, così non vi perdete i passaggi. ma lo sentite che è acida nella voce? Ma perché mi fai diventare tu acida? Ero così calma. Ok, bando alle ciance, come dice Esatto. la Ale, mettiamo il volume filter. Quindi siamo al terzo passaggio. Terzo passaggio. Questo La passaggio terza fase. cosa ci permette di fare? Di fissare le ciglia al bigodino nella posizione in cui le abbiamo pettinate. Sempre con lo stesso pennellino di prima. Ovviamente ben pulito, sì, tanto stiamo mettendo prodotto. Ha un nome questo pennellino, chiamiamolo pennellino, ma ha un nome in particolare? Aggeggio. Accesso. L'aggeggio. L'aggeggio. Se li cercate online, basta che scrivete kit monouso laminazione, vi escono Non c'è la molti possibilità di uscire. Non c'è bisogno di uscire. Grazie al microfono. Un attimino, ragazze. Non c'è bisogno. Dopo che ho levato il wifi, sono prima mi dice mezz'ora, e ora dice. I microfoni, stiamo sentendo tutto quello che state facendo a casa. Quindi applichiamo sempre allo stesso modo. Porzione centrale. Quindi anche questo, come lifting balm, lo stai applicando al centro, mai nella base, mai all'estremità della Esatto, si ciglia. applica sempre allo stesso modo, sono sempre gli stessi passaggi. Una raccomandazione che mi va di farvi è di evitare di sfregarlo, quindi io lo sto trascinando come se fosse gel per le unghie, su tutta l'arcata ciliare per non fare staccare la ciglia dal Bene, bigodino. fai vedere un attimino anche in favore di telecamera il prodotto, il volume fixer. Questo, Sì, così così. lo vedono anche loro. Terza fase, volume fixer. Perfetto. Quindi a partire da questo momento, prima di applicare il prodotto dall'altra parte, punto nuovamente il timer, che sarà stavolta di 6 minuti. Quindi ragazzi, segniamo 6 minuti a partire da adesso. Chiaramente questi sono dei prodotti che le ragazze possono acquistare anche singolarmente. Certo. Una volta terminato un prodotto, chiaramente non riacquisti tutto il kit, riacquisti il prodotto che ti manca, che è finito. Sì, Ginevra, sempre al centro. Al centro, un po' attaccato alla base, però non deve essere attaccato alla base, perché se lo fai nel punto in cui la ciglia si solleva, ti rimane in questa posizione proprio aderente alla palpebra. Quindi non curva, proprio tesa. E non è bello l'effetto.
Quindi evitate proprio la base. Poi chiaramente più corte sono le ciglia, più mi ci posso avvicinare. L'importante è che non lo metto alla radice, nemmeno alle punte. Se no mi vengono le punte storte. In questo caso il tempo del volume fixer dipende sempre dalle ciglia della cliente o al suo tempo ripetuto? Sempre dalle ciglia della cliente. Infatti va dai 6 agli 8 minuti. Io ho deciso di farlo stare 6 minuti perché la nostra modella ha le ciglia sottili, quindi 6 minuti vanno benissimo. Invece il tempo di posa del colore che andremo ad applicare dopo è di 6 minuti a prescindere dalle ciglia, perché in quel caso si tratta di colorazione. Quindi il lifting balm e il volume fixer hanno una durata di posa che dipende dalle ciglia della cliente. Esatto, varia di 2 minuti la posa, 2 minuti più, 2 minuti meno, non tantissimo. Mentre per quanto riguarda le ciglia bionde cambia qualcosa? No, non cambia niente, tanto dopo andremo a fare la tintura nera sopra e le ciglia bionde non si vedranno più. Se per caso la laminazione, insomma, il trattamento dovesse venire male, dopo quanto tempo si può ripetere per rimediare? Non subito, perché per quanto sia nutriente si tratta sempre di prodotti chimici, questo lo dico sempre. Se proprio dobbiamo riparare un danno, facciamo passare un paio di giorni, magari una settimana, e poi possiamo procedere con la riparazione del danno. Ecco. Mettiamo la voce. Va bene, allora. Se in gravidanza si può fare. Sì, in gravidanza è possibile, anche se io vi consiglio di farvi portare la certificazione del medico per qualsiasi cosa voi andate a fare in gravidanza, non prendetevi la responsabilità, però non è invasivo come trattamento, quindi se il medico della cliente ci dà l'ok, possiamo farlo sì anche in gravidanza. Beh, nell'attesa, nel frattempo che Elisabetta nel frattempo che Elisabetta si risveglia, vorremmo sapere. Facciamo un ricapitoliamo i passaggi. Sostituisco io ad Alessia, che in questo momento non ce la fa perché ride troppo. Ricapitoliamo i passaggi. Allora, fase 1, fissazione della colla sul bigodino, fissaggio delle ciglia, le pettiniamo verso l'alto. Fase 2, lifting balm, che sta dai 12 ai 13 minuti. Sì. Dopodiché andiamo ad applicare il volume fixer dai 6 agli 8 minuti in base allo spessore delle ciglia della cliente. Sì. E poi ci andiamo a preparare il colore, che è quello che sto facendo in questo momento. Ragazze, quante di voi stanno facendo il trattamento nel frattempo che vedono la video lezione? Qualcuna di voi lo sta facendo? Rispondeteci con un feedback. L'azienda ci dice che si mette un centimetro di prodotto e 10 gocce. Brave, fate bene. Brave. Beh, il mondo. Adesso ti sei ripresa? Ma ci provo, basta. Non la guardo. Non la guardare. Allora, quindi adesso quindi cosa hai fatto? Hai preso il colore? Ho preso il colore, lo sto rendendo omogeneo con l'ossigeno, il 3%, mixiamo il tutto perché mi mancava un minuto, quindi... Ecco, nel frattempo la sveglia suonata. Ma lei non si sveglia. Mi prego, sono appena ripresa. Ho iniziato a mixare il prodotto, la tintura la dovete preparare nel momento in cui andrà ad essere applicata sulle ciglia, quindi non 5 minuti prima. Applicatela, iniziate a mixarla un minuto. Quindi bisogna farla nel momento in cui state per applicarla. Esatto. Quindi mixiamo bene bene, è cremosa, mi piace, va bene, rimuoviamo il prodotto, sempre iniziando dall'occhio. Quanto ossigeno ho messo nel primo? 10 gocce circa, però non vi basate su le 10 gocce, perché magari le mie 10 gocce sono piccoline, io ho perso poco, poi imparerete a farlo un po' ad occhio. Questo ve lo dico perché le ragazze che ai corsi mettono 10 gocce, spesso sono 20 gocce, non sono 10. Ma c'è un, diciamo, un minimo? Sì, sarebbero 10 gocce per un centimetro di prodotto.
2 centimetri, e comunque c'è scritto nel kit. Adesso non ricordo precisamente perché io ormai lo faccio. Mentre con il colore come ti regoli per la quantità da mettere? Non troppo. Deve essere sempre un velo, non sottilissimo, ma nemmeno spessissimo, perché poi nel momento in cui andiamo a togliere una dose eccessiva di prodotto, c'è il rischio che il prodotto entri all'interno dell'occhio e la cliente bruci. Per la Quindi quantità di sonnifero che dai alle clienti, invece, come ti regoli? Sei in presa? Sei tra noi? Meno male. stai disturbando la modella. Ecco, Eli, nel frattempo praticamente come hai fatto per il lifting balm, anche per il volume fixer stai lavando con questo pennellino il prodotto. Sì, Prima di applicare, quindi ogni passaggio poi sempre tu lo devi levare. devi togliere, sì, senza acqua. Questo è uno scovolino da lucidalabbra, sempre un uso. Quindi procediamo all'applicazione del prodotto, che stavolta andrà molto vicino alla base delle ciglia, perché il colore deve prendere tutte le ciglia. Quindi lo mettiamo sempre dalla radice alle punte. Sempre poco prodotto alla volta. Prelevo d'applico. Quindi in questo caso, a differenza del lifting balm, il volume fixer che lo applicavi solo al centro delle ciglia, in questo caso lo stai stringendo con questa ultima Sì, fase. adesso posso toccare le ciglia, posso fare più pressione sulla zona ciliare, tanto anche se mi si staccano non mi interessa, sono già fissate, il prodotto ha già agito. Le devi colorare, quindi il colore deve essere per tutta la ciglia. Esatto, per tutte le ciglia. Ragazzi, se volete taggarci durante le vostre video lezioni, durante le vostre esercitazioni, taggateci sulla pagina dell'Accademia Nicotra, ci fa tanto piacere. Mentre se poi volete anche dopo il corso lasciare una recensione sulla nostra pagina Google dell'Accademia Nicotra Messina, Palermo o Catania, ci fareste un grande favore. Invece, se volete insultare privatamente Gabriele, dopo vi lascio il suo account Instagram, così potete farlo Sei liberamente. terribile. Meno male che sta finendo questa giornata con te. Ma se ti sopporto tutti i giorni, e lo vedono le È blu, ma poi diventa nero questa tintura, no? Sì, è nera. Nera, nera. Il colore, c'è solo un colore? In genere le ciglia si fanno sempre nere, non ti chiede nessuno le ciglia colorate, marroni. Perché l'effetto che vogliamo è quell'effetto del mascara, Intenso, sì, come se, nero. insomma, naturale, perché in realtà poi non c'è. No, però se si vuole, se lo si desidera, Dopo si può si può andare anche mettere. il mascara. C'è chi non lo mette, c'è chi lo vuole il mascara. È indifferente, potete metterlo tranquillamente. Quindi applichiamo il prodotto dall'altra parte e ho già fissato il mio timer di 6 minuti. In questo Quindi caso adesso. dicevi che il timer è fisso, nel senso è 6 minuti sempre, La se non tintura, erro. sì, questa tintura Calendin. Perché ogni marca cambia? Sì, ogni marca cambia sempre i tempi di posa. I passaggi della laminazione sono sempre uguali, cambiano i Cambiano i prodotti. nomi dei prodotti, che poi sono sempre gli stessi, I colori e dei i tempi prodotti. di Mi posa. chiedono che volume ha l'ossigeno? 3%. 3%. Abbiamo detto che ne metto minimo 10 gocce. Sì, 10 gocce, però sono 10 gocce proprio piccole Ragazzi, non è l'ossigeno dei capelli, eh? Cioè il 3% lo trovate solo per l'estensione, per la laminazione ciglia. Per i capelli andiamo dai 10 volumi in poi, quindi dal 10% in su. piccole. Certo, non utilizzate i prodotti per i capelli sulle ciglia, chiaro, no? Anche perché sono dei prodotti ad hoc nel caso in cui finissero negli occhi, penso. Diciamo che queste tempistiche sono per tutti i prodotti, per tutte le marche, in particolar modo per il kit Calendin che stai utilizzando tu. Per il kit Calendin, quindi la Calendin prevede tempi di posa per la tintura di 6 minuti, magari un'altra azienda me ne dà 8 minuti, me ne dà 10. Bene, quindi guardare sempre anche l'indicazione che ogni marca dà per ogni prodotto Sì, da poi comunque utilizzare. quando acquistate un kit o un prodotto, i tempi di posa ci sono sempre scritti. Se fate il corso,
chiaramente imparate le cose qui in sede. Le 10 gocce di ossigeno le metti su quanto colore? Un centimetro di prodotto circa. Chiaramente ragazzi non abbiamo in misura centimetri, quindi l'azienda indicativamente vi dà queste dosi. Poi dovete essere voi a rendervi conto di quanto il prodotto è omogeneo, di quanto lo rendete lavorabile, virgolettato. Poi imparerete a dosarlo così anche all'occhio. E tu la colorazione è spalmata comunque in maniera omogenea? Su tutte le spiglie, anche su quelle che si sono staccate. Ho tentato di colorare anche la zona infracigliare, quindi mi avvicino quanto più possibile alla base delle ciglia, stando attento ovviamente a non fare entrare il prodotto all'interno dell'occhio. Nel frattempo la nostra modella come sta? Bella rilassata. Sono troppo rilassata. L'abbiamo capito. Quanti clienti possiamo fare con questo kit? Lo ricordiamo? Il kit ci dice che è possibile fare fino a 25 clienti, ovviamente in base a quanto prodotto utilizzate voi, a quanto siete spreponi o meno. Magari certo, i primi tempi che fate la laminazione ciglia potreste sprecare per più prodotto. C'è Vivano. Sì, è viva. E non ha russato, Almeno. Senti, ma invece c'è qualcuno che potrebbe non richiedere la tintura? Sì, puoi fare anche la laminazione senza fare la tintura. Chiaramente è quel tocco in più che vai a dare, perché la cliente, anziché svegliarsi con le ciglia, svegliarsi. Bella, va benissimo svegliarsi. Svegliarsi con le ciglia nere, si sveglia con le ciglia castane. L'effetto è più bello veramente con la pittura, chiaramente con del mascara. Avendo le ciglia nere sono più intense, quindi lo sguardo è più magnetico. Anche per le vostre foto, ricordatevi sempre di fare la foto, sicuramente il nero vi dà un altro effetto. Benissimo. Avete altre domande nel frattempo? Manca 1:20. Alla posa. Dopodiché ovviamente andremo a disinfettare i sempre 6 minuti questo in posa. Diciamo il colore, la tintura, che consistenza hai creato? Liquido o pastosa? Né troppo liquida né troppo pastosa, è più una crema che dovete creare. Ora, io ancora mi è rimasta qui, poi la andrò a buttare. Ovviamente, ragazze, sottinteso, non si può conservare la tintura, si butta, perché a parte per una questione di igiene, e poi perché si ossida. Si vede? Non so se riuscite a capire la consistenza. È cremosa, ma se notate non è liquida. È come la crema pasticcera la consistenza, più o meno. Così vi faccio venire fame. Un po' di crema chantilly nera. Esatto. Il colore, ripetiamo, c'è solo nero o ci sono altre colorazioni? C'è anche il marrone, però quello è più una questione di sopracciglia. Cioè le ciglia marroni, il mascara marrone chi è che lo usa? Vi dovete porre questa domanda. Quindi molte nemmeno lo comprano, molte stiliste. Infatti nel kit neanche c'è. No, ma non lo usa nessuno, cioè non vi conviene nemmeno acquistarlo, non ve lo chiedo. Ebbene, e invece se diciamo la cliente ad un certo punto dovesse bruciare l'occhio, vuol dire che è andato il prodotto? Sì, quello è un problemino da risolvere in maniera tranquilla, non facciamo allarmare la cliente dicendo oddio. Certo, ragazzi, non create allarmismo, Dite tranquilla, magari un po' di... Anche perché tanto la cliente l'occhio non casca, sono prodotti ipoallergenici, quindi al massimo può solo lacrimare e fare un po' di bruciore. Sì, brucia un pochino. Voi evitate, per evitare questo è semplicissimo, basta mettere poco prodotto alla volta e non vi capita, quindi non siete timorose. L'importante è che lavorate in maniera minuziosa e con attenzione e non dovrebbe capitare. Se capita, andiamo con uno scovolino pulito, alziamo poco poco la parte e cerchiamo di rimuovere il prodotto che è entrato dentro l'occhio. Quindi rimuoviamo l'eccesso di tintura,
Dopodiché andremo a rimuovere tutto, tutta l'impalcatura che abbiamo creato. Senti, ti mancano le due allieve del tuo corso che sei stato sospeso per il DPCM? Certo, mancano le allieve, manca la scuola, mancano le lezioni. Quanti allievi hai nel tuo corso di Lashmaker? Noi prendiamo fino a 5 allievi per una questione di precisione. Così perché riesci a seguirle meglio. È giusto che sia così. Quindi poi si crea anche un rapporto... Ci sono quelle scuole che fanno quelle classi di gregge dove ci sono 12 ragazze per un corso di Lashmaker. Anzi, di Extension Child, perché corsi così lunghi di solito non si fanno. Noi ne prendiamo una, così riusciamo anche a seguirli. Quindi mi mancano le ragazze, se ci state seguendo, ragazze. Ci sono le allieve di Elisa? Vediamo più presto. Mandateci un feedback se ci siete. Se ci siete, battete un colpo. Ok, a questo punto che abbiamo rimosso l'eccesso di prodotto, io prendo i miei pads, i remover, che sono già imbevuti di prodotto. Questi sono inclusi nel kit? Questi non li trovate nel kit, no. Ma li trovate... sul sito Valentin, quindi praticamente sono proprio dei pad imbevuti già di remover di prodotto. Se non ce li ho all'interno del kit, perché il kit nuovo non prevede l'utilizzo di questi pad, perché possiamo andare solo in questo caso a rimuovere l'eccesso di prodotto con acqua calda e dischetti di cotone. Quindi in questo caso l'acqua la possiamo utilizzare solo in questa fase. Dopodiché metto il siero e non tocco più le ciglia. Quindi. La rimozione del colore praticamente la fai dal basso verso l'alto? Sempre, per evitare di far colare il prodotto all'interno. Una volta tolto l'eccesso di prodotto, iniziamo a scollare il biodino. Ne prendo uno pulito. Puoi specificare nuovamente perché il colore lo prepari proprio in prossimità di quando lo stai utilizzando e non all'inizio? Perché inizia ad agire subito, quindi nel momento in cui è istantaneo il colore, è temporaneo. In posa, quindi lo devi fare quando proprio lo devi applicare, lo devi preparare. Sì, lo prepari proprio un minuto prima, tanto un attimo preparare. Guardate che bene, ragazze. Già si vede tantissimo. Spero che si veda in HD la risoluzione, perché diciamo che a occhio nudo si vede benissimo, ovviamente, è un bel lavoro. Puliamo molto bene, non lasciamo eccessi di colla sulla palpebra, non lasciamo la cliente sporca di prodotto, perché non è poi non è professionale, non è una bella resa, quindi puliamo molto bene, così la cliente se ne va. Poi vi manderemo il prima e il dopo del trattamento. Facciamo dei movimenti che vanno da destra a sinistra per pulire anche la zona infracigliare. E a questo punto possiamo andare a rimuovere il patch. Se non hai questo pad, cosa utilizzi? Abbiamo detto dischetti di cotone e acqua calda. Solo in questo caso. Solo in questo caso potete utilizzare l'acqua calda. Oppure potete acquistare questi che sono già pronti. Vi risparmiano semplicemente il tempo di andare al bagno, riempire la vaschetta con l'acqua calda, è solo quello, è solo una vostra comodità, non cambia niente. Poi posso dire una cosa, sono profumatissimi. È vero, sono profumati questi prodotti. Nel sonno hai sentito il profumo. Ma lo sto sentendo adesso, sono benissimo. Ok, quindi aspettiamo che non deve uscire più nero. Elisabetta, sei diventata la bella addormentata. La bella addormentata non aveva la laminazione, era bella Elisabetta. Una bella laminata. Allora, nel frattempo, diciamo, da ora in poi, per le prossime 24 ore, cosa non deve fare la cliente? Non deve stare in contatto con fonti di vapore, calore,
non deve sudare, quindi no palestre, no saune, no cloro di piscina, basta, non deve toccare le ciglia nemmeno con l'acqua. E non deve truccarle. Chiaramente non deve truccarle. Posso chiedere alla modella di risalire la mascherina, per favore? Quindi in poche parole non può fare nulla. Cioè, stai a casa. Dai, può anche uscire, potete fare come volete. Non litigate col fidanzato, se mai fate piangere lui, sempre. Voi non piangete mai, se no la laminazione viene parificata. Non si devono bagnare, dopodiché non ne vale la pena. Possiamo truccarle, possiamo mettere il mascara, così praticamente le ciglia arrivano. Possiamo fare le ciglia, possiamo fare tutto quello che facevamo prima della laminazione. L'effetto rimane, non sono in session ciglia, quindi possiamo utilizzare tranquillamente mascara, eyeliner, tutti i prodotti che utilizziamo come consuetudine. La colla si toglie facilmente, come si vede, anche il nicotino nel momento in cui tu praticamente lo hai iniziato a levare, si è tolto subito, quindi sì. non ci sono problemi. Chiaramente prima dovete andarlo a scollare da sotto, prima lo scollate da sotto, perché se lo tirate direte tutta la parte. Certo, piano piano. Quindi, piano piano, poco a poco. Si vede bene? Sì, sì. Va bene, quindi diciamo un commento positivo per il cameraman c'è, va? Ma se sei fermo? Che voti sono fermo? Perché tu invece non sei seduta? La telecamera è bella, ad alta risoluzione. Se ti troverai disoccupato da qui a poco, lo sai? Dai, come ci dovevo stare, io non lo so. Ma io non lo so. Meno male che io lavoro con le donne. Infatti, noi ci divertiamo quando siamo in aula. Guarda che problema sono io ora. Ovviamente. Quindi puliamo fino a quando il pad esce bianco. Intanto mi tolgo il patch. Grazie ragazzi, che dite che siamo simpaticissimi, includete anche Gabriele in questo. Grazie ragazzi, veramente. Se conosceste bene Alessia non la pensereste così. Per i vostri corsi ragazzi, poi magari ci scrivete anche in privato e vi diciamo tutte le informazioni riguardo i corsi in aula. Come passaggio finale andiamo a mettere il siero rinforzante e per questo motivo, non aprire ancora, anche per questo motivo vanno mantenute le ciglia libere per 24 ore, perché adesso noi applichiamo il siero che non viene risciacquato, ma deve agire. Quindi viene lasciato in posa. Il siero è la fase 4, nel frattempo il mio pad è pulito. Ok, quindi la fase 4 è il siero. La fase 4 è il siero, esatto. Questi li chiudiamo, prendiamo il siero che è questo qui. Facciamolo vedere. Aspetta, scusami. Camera bellosa. Alessia, stasera a casa non c'è. Allora, fase 4, quindi mosturing serum. Mosturing significa idratazione. Sicuramente in inglese non sarà detto così, ma va bene. Mostring. Yes. Poi te lo spieghiamo. Sento un po' il minorante in quest'aula. Applichiamo il siero facendo dei movimenti zig zag per prendere tutte le ciglia, sempre dalla radice alle punte, come quando mettiamo il mascara. È una piccola dose di siero, ovviamente. Non tantissimo. Fa piacere questo massaggino, Elisabetta? Cerca di non addormentarti di nuovo. Non è abbiamo finito per no, ho finito. Penso che mezz'oretta. La mendicata te l'avete fatta, te lo assicuriamo e te lo assicurano anche le ragazze. Sì, è rilassantissimo, quindi. Certamente è anche piacevole. Adesso poi, prima di chiudere il corso, Eri farà una carrellata nuovamente dei prodotti utilizzati per rinfrescare la memoria delle nostre ragazze. Poi ragazzi, siccome avrete la registrazione, dopo vi diremo come, vi rivedete tranquillamente con il video a casa, così se vi è sfuggito qualche passaggio non vi dimenticate nulla. Ragazze, non abbandonate la chat WhatsApp, perché vi manderemo le istruzioni per la certificazione e per avere il video registrato, quindi mi raccomando, non lasciateci, non ci abbandonate. Mettiamo il siero dall'altra parte e abbiamo finito. Ovviamente le pipette e tutti i prodotti non devono venire a contatto con ciò che è stato a contatto con l'occhio della cliente, quindi
non poggiamo la pipetta del prodotto direttamente sullo scovolino, ma facciamo cadere il prodotto per mantenere tutto incontaminato. Già si vede, sembra che è il mascara. Posso fare un primo piano? Si vede, ragazze, si vede bene? Le ragazze sono super entusiaste, dicono bravissima Elisa, grazie, bellissimo proprio il risultato, guardate, proprio sembra io che... spero di conoscervi di presenza. Veramente sembra che hai appena applicato il mascara, cioè sono pazzesco. Allora, pronto ad aprire gli occhi? Dopo vi faremo vedere il prima e il dopo, ragazze, guardate che effetto pazzesco. Beh, i prodotti sono buoni, ma Elisa è superiore, secondo me. Grazie, grazie. Apri l'occhio, Elisabetta, così all'inizio certo la cliente ha un po' di difficoltà nel riaprire l'occhio. Soprattutto lei. Soprattutto le belline, non so. Ah, che ridere. Ormai rassegnati perché... Elisa, possiamo fare un riassunto di quello che abbiamo utilizzato? Allora, abbiamo utilizzato, se mi inquadri i prodotti... Sì, aspetta che arrivo. Anche perché, senza descrivere, bravo, ottimo cameraman, ce l'hai pagata. Grazie ragazze, sapete che ho fatto un sacco di corsi di cameraman per essere qui con voi oggi. Allora, abbiamo la prima fase, quindi la colla. Con la colla cosa facciamo? Andiamo ad applicare il bigodino sulla palpebra della cliente e andiamo a fissare le nostre ciglia quando sono in fase di pettinatura, quindi ce la pettiniamo verso l'alto con questa colla. Dopodiché andiamo ad applicare il lifting balm, la fase 2, lo andiamo a appoggiare come una sorta di gel sulle ciglia, quindi non le andiamo a pressare, se no le ciglia si staccherebbero dal bigodino. Stessa cosa vale per la fase 3, il volume fixer, che è il fissante, quello che poi ci darà la vera e propria laminazione, quindi la permanente curvatura delle ciglia. Poi andiamo ad applicare il colore, che sarà in posa 6 minuti, non ho detto il tempo di posa, vabbè, lo ripetiamo, fino a 13 minuti per la seconda fase, l'abbiamo fatto stare 12 minuti perché le ciglia della nostra modella erano sottili, la terza fase dai 6 agli 8 minuti, sempre in base allo spessore delle ciglia della cliente. Il colore va, abbiamo detto, 6 minuti, mentre non c'è una tempistica per il siero, che va applicato sulle ciglia e mantenuto per tutta la durata delle 24 ore, quindi fino al giorno successivo. All'interno del kit trovate vari tipi di bigodini, anche se io consiglio sempre, lo dico sempre anche nei corsi, continuate a comprare bigodini, perché gli occhi sono tutti diversi, magari abbiamo bisogno di bigodini più piccoli o più grandi, o quelli con ci sono quelli con le righe che vi permettono di pettinare meglio le ciglia. E poi puoi ripetere come hai staccato le ciglia dal bigodino? Le ho staccate da sotto col pad, andando a scollare piano piano il bigodino dalla pelle, quindi dalla palpebra. Stessa cosa si fa se utilizziamo l'acqua calda, quindi magari con un coton fioc, a poco, rotolando il coton fioc sotto il bigodino. Ma la colla si stacca facilmente, non è una colla, è idrosolubile, quindi con l'acqua viene via subito.